Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale. Oggi vi voglio parlare di una novità letteraria che è uscita nel mese di ottobre, che ho potuto leggere e che mi ha entusiasmato un sacco. Sto parlando dell'ultimo libro della saga di Lumine. Sto parlando di Obsidio, se la ecco, la telecamera me lo mette a fuoco senza il riverbero perché la copertina è luce, già. È un libro edito da Mondadori di Hemi Kaufman e J. Christoph, costa 22 euro. Allora, premessa. La saga è composta da 3 volumi e stiamo parlando di Obsidio, che è l'ultimo, Illumina è il primo e Gemina è il secondo. Siamo in un ipotetico mondo futuro in cui la Terra ha colonizzato gli spazi, lo spazio e vari spazi-tempo. Il primo volume viene ambientato a Carenza. Carenza è un pianeta, pianeta miniera, che produce un particolare tipo di minerale, il lemnio, che è alla base dell'industria metallurgica e energetica di questa ipotetica terra, perché con l'emio, da quello che ho capito, almeno da quello che ho intuito, puoi fare carburante, puoi fare corazzate, puoi farci di tutto, è un multiuso per intenderci. Cosa succede? Questa è una colonia abusiva, loro estraggono l'emio ma non è legale, cioè non sono affiliati a una multinazionale. Cosa succede? La Bytec, che è una multinazionale che praticamente, da quello che ho capito, ha il monopolio sull'industria energetica della Terra, manda una corazzata e dei soldati per distruggere la colonia e appropriarsene. Cosa succede? Nel primo volume abbiamo Kenna, che è una ragazza che è molto abile nel creare codici computerizzati, e Erza, che è il suo ragazzo, che da quello che ci rendiamo conto è molto abile nel comandare caccia, tutto quello che in realtà è volare è nelle sue corde. Sono a scuola, vengono attaccati dalla Bytec che sta distruggendo la popolazione del pianeta e scappano insieme a altri superstiti su una nave per denunciare quello che è successo, quindi che la Bytec li sta ammazzando. Cosa succede? Loro insieme a altri andranno sull'Ipazia e sulla Magellan, se non mi ricordo male, e tenteranno di fuggire. Il libro è molto particolare, come tutti, perché intervalla delle spiegazioni, cioè è un dossier, non è un libro vero e proprio, come vi farò vedere successivamente. Comunque tentano la fuga. Nel secondo volume, invece, in Gemina, ci troviamo su un anello spazio-temporale che serve per fare i salti temporali nelle varie zone dello spazio. Questo anello è un anello legale, c'è la nostra protagonista che è Donnelly e Mike Vellan, che è un ragazzo che sta abusivamente in questo anello colonia. Cosa succede? La Bytec, per tagliare le gambe alla fuga dei protagonisti del primo volume, tenta di attaccare con una squadra d'assalto questo anello e uccide tutti quelli che ci sono. Donnelly tenta di salvare capre e cavoli, salvare se stessa e i suoi amici, quindi Nick, che fa parte della compagnia dei coltelli, e sua cugina, che si chiama Ella, che è un hacker. Ora, se ci riesci o non ci riesci, io non vi dico niente, però potete tranquillamente immaginare se arriviamo invece al terzo volume. Cosa succede? Ovviamente due disastri del genere, quindi la distruzione di Carenza 4 nel primo volume e la distruzione dell'anello dello spazio-tempo nel secondo, non potevano passare inosservati. Cosa succede? Sulla Terra viene fatto un processo, cioè è come se avessero fatto un crimine di massa, un crimine di guerra, perché sono morte migliaia di persone. La Bytec cerca di uscirne con la coscienza pulita, tipo no, non siamo stati noi, in realtà si sono ribellati loro, tutta una serie di cose. Cosa fanno i nostri protagonisti? I nostri protagonisti portano al processo dei dossier, che sono i libri che vedete. Quindi, Illumine, che parla della strage di Carenza, Gemina, che parla della strage dell'anello, e Obsidio, che parla, come i nostri protagonisti, tornano indietro per salvare quei poveri superstiti che sono a Carenza 4. Non vi spoilerò ulteriormente il finale, perché sennò cosa lo comprate a fare? Vi posso però parlare di come è strutturato il libro e di come sono i protagonisti. Allora,
Le protagoniste femminili sono fatte molto bene, e per protagoniste femminili io intendo Kenna, la Donnolly, e Ella, che è Ragnetto, che è un hacker. Vediamo delle ragazze che maturano. Perché maturano? Perché costrette dai crimini di guerra che sono purtroppo soggette a subire, in quanto a una, cioè a tutte e due di fatto gli distruggono la casa, perché una, per una è Carenza, per altro è l'anello. Vediamo un maturamento di donne che non sono più disposte a compromessi, di donne che sono dovute maturare prima. Io ho una predilezione per Donnolly. Donnolly è la ragazza che compare nel secondo volume, che è più nelle mie corde. Perché? Perché Donnolly non è intelligente, cioè non è brava come possono essere brave Kenna o Ella, che sono delle maghe del computer. No, Kenna deve fare con quel poco che ha. Quindi la predisposizione fisica che ha alle arti marziali, che però in un mondo in cui ci sono delle pistole che ti possono trapassare e crearti una voragine grande così sullo stomaco, hanno il tempo che trova, riesce comunque a risolvere capre e cavoli e tentare di salvare il tutto per tutto. È quella che sinceramente mi sta più simpatica. I personaggi maschili sono molto belli, però leggermente più tontoloni rispetto ai personaggi femminili che trovo. Cioè Erz è simpatico, però di fondo è un tonto, secondo me. E Nick è un po' vanesio, cioè nel senso ha la maturità che ha un ragazzino di 16 anni, ma di fatto ci sta perché è un ragazzino di 16 anni. Ora, il libro si presenta come un dossier, cioè tutti e tre i libri, compreso questo. Quindi abbiamo dei pezzi di trasposizione di discussioni, perché non potevano mettermi il file audio, quindi mi hanno trascritto il file audio, con la censura anche delle parolacce, e abbiamo degli spezzoni, a parte le mappe per farci capire cosa succede effettivamente nella zona. E poi abbiamo anche stralci di discussione via chat e una cosa, se mi rimette a fuoco, perfetto, e una cosa che mi è piaciuta un sacco, le discussioni di Aidan. Aidan compare nel primo volume. Aidan è una memoria artificiale che ha subito dei danni quando Ipazia, la prima nave, è stata bombardata, e ha sviluppato una coscienza propria. Quindi in un certo senso pensa come un umano, ma senza l'empatia degli umani, ok? Quindi il cosiddetto libero arbitrio, quello che ti fa pensare, ma ok, questa azione è giusta, però moralmente magari non lo è così tanto. Ecco, lui non ha questa cosa, però ha un... non è una macchina fine a se stessa. E quindi vediamo degli spezzoni della memoria di Aidan, come potete vedere qui. Oltre che dei pezzi tipo scritti a mano, che sono dei bigliettini che i nostri protagonisti si scambiano. Ora, il libro viene presentato sotto una forma di dossier e è molto 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 particolare e mi è piaciuto un sacco. La copertina è qualcosa di book porn, secondo me, perché è lucida, come potete vedere, con questa copertina è molto sul fantascientifico e l'ho adorato sinceramente, anche perché se la togliete sotto, come potete vedere, avete altri pezzi di dossier da leggere. Ora, la recensione finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero vi abbia intrattenuto, spero vi abbia invogliato a leggere il libro e a magari a parlarmene qui nei commenti, se l'avete letto, se avete letto la saga o se vi ha invogliato a farlo. Qui sotto nell'info box vi lascio il mio contatto Instagram, dove potete vedere la mia quotidianità e quello che faccio, quello che compro e le opinioni a caldo. Vi invito a mettere mi piace al video e iscrivervi al canale, in questa maniera io posso crescere e produrre sempre contenuti migliori. Detto questo, la recensione finisce qui e ciao a tutti!